È appena terminata la prima sessione del G20, ministri dell'istruzione all'interno dell'ex monastero dei Benedettini a Catania. I lavori sono stati presieduti dal ministro dell'istruzione italiano Patrizio Bianchi. All'interno della bellissima location si sono recati alcuni ministri in presenza, altri online. Il tema è quello degli effetti della pandemia sugli apprendimenti, apprendimenti che in Italia sappiamo bene hanno subito un sensibile decremento, sia attraverso una mancata adesione alla cosiddetta DAD, sia attraverso un incremento degli abbandoni scolastici che nel 2019 erano regrediti sino al 13,5%, comunque sempre al di sopra della soglia minima del 10% prevista dall'Unione Europea. E di cosa si è parlato? Di quelli appunto durante il G20, di quelli che sono le risposte dei vari paesi maggiori mondiali a queste problematiche e soprattutto di come si investiranno, nel caso dell'Italia, i fondi del Recovery Plan. Sappiamo bene che il ministro Patrizio Bianchi ha le idee molto chiare su questi aspetti, in particolare sull'importanza dell'investimento sulla formazione professionalizzante, sullo sviluppo degli istituti tecnici superiori, che vorrebbe decuplicare, quindi portare da 3.000 a 30.000 studenti che ogni anno appunto si specializzano in tecniche e tecnologie professionalizzanti, proprio per essere pronti ed essere assorbiti nel mondo del lavoro. Mondo del lavoro che sarà teatro della sessione pomeridiana. Sono previsti gli interventi e anche in parte in presenza di vari ministri del lavoro. È arrivato attorno alle ore 11 il nostro ministro Orlando, che appunto anche lui prenderà parola, e abbiamo avuto modo questa mattina comunque anche di intervistare il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in particolare su quelle che sono le problematiche del capoluogo etneo e su come intende rispondere all'alto tasso di abbandono scolastico. Eccoci qui con il sindaco di Catania Pogliese, appena incontrato il ministro Bianchi. Cosa vi siete detti? Siamo al G20 dei ministri qui a Catania, è un evento importante per Catania. Lei ha parlato di rilancio della città, di ripresa delle attività dopo il Covid. Cosa significa per Catania questo avvenimento? Per Catania è un grande onore, un grande piacere ospitare questo evento internazionale, una grande opportunità di promozione della città all'interno di questo splendido scenario dei Benedettini, all'interno del Teatro Massimo Bellini di Catania, del Palazzo degli Elefanti. Catania è una splendida città con il barocco che ne rappresenta una caratteristica unica. Siamo orgogliosi di poter ospitare questo evento che potrà permettere anche simbolicamente di ripartire dopo questi drammatici 18 mesi che abbiamo vissuto. Sindaco, a Catania, come in molte città del sud, c'è una dispersione scolastica altissima. Cosa pensate di fare? Se pensate di utilizzare i fondi anche del Recovery Plan per questo problema che affligge tutta l'Italia, ma in particolare le isole e il sud. Catania, ahimè, ha alcuni primati negativi, uno fra questi è quello della dispersione scolastica. Abbiamo indicatori certamente non qualificanti per la nostra città, motivo per cui abbiamo iniziato un percorso sinergico con le altre istituzioni, con il Tribunale dei Minori, con la Prefettura, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa, stiamo cercando di fare il massimo per contenere questo fenomeno che, come lei giustamente ricordava, è simile a quello che si registra anche all'interno di altre città meridionali, ma da noi, ahimè, con percentuali ancora più marcate. Mi auguro che questo percorso anche del Recovery Plan possa permettere di utilizzare risorse in tal senso. Noi le abbiamo formalizzate quando ci è stato richiesto l'anno scorso e mi auguro che questa strada sia percorribile. Comunque noi stiamo facendo il massimo con progetti per l'estensione anche oraria del nostro percorso formativo e con questo protocollo intesa che sta producendo eccezionali risultati. Bene, ringraziamo il sindaco di Catania, intervistato dalla tecnica della scuola.
Ecco, appunto, dicevamo che nel primissimo pomeriggio riprenderanno i lavori con i ministri del lavoro coinvolti, poi al termine, dopo le ore 17, prenderà la parola di nuovo il ministro Bianchi per una conferenza stampa che chiuderà i lavori della giornata. A questo proposito vi invitiamo a essere presenti alla diretta della tecnica della scuola che affronterà i temi che si sono sviluppati attorno e all'interno del G20. E cercherà anche di capire come l'Italia affronterà la problematica della pandemia sugli apprendimenti e sull'innalzamento dell'abbandono scolastico.